Stato Quotidiano, siamo con l'avvocato Lorenzo Troiano, consigliere comunale del PD, per un'analisi sulle politiche del 24-25 febbraio 2013. Dunque, in Italia, primo movimento politico è Grillo alla Camera, naturalmente maggioranza al Senato e alla Camera, nonostante il testa a testa del PD rispetto al PDL. Dato sorprendente anche a Manfredonia, primo partito a Manfredonia. Per la Camera è stato il Movimento 5 Stelle, 7.686 voti rispetto ai 7.365 del PD e 7.315 del PDL, dunque divisi per pochissimo. Per quanto riguarda il Senato, invece, prevalenza come a livello di coalizione, tanto dello stesso Partito Democratico. Un dato comunque sorprendente, considerando quanto sia imponente il peso del PD a livello locale da tanti anni. Lasciamo a Lorenzo Troiano, avvocato Troiano, un'analisi su queste votazioni. Buonasera a tutti. Allora, io il dato, partendo da quello nazionale, non credo che a chi aveva un attimino il termometro della situazione poteva sfuggire un successo magari non così roboante, ma comunque un'avanzata in maniera consistente del Movimento 5 Stelle. Era soprattutto imputabile a una politica italiana che in qualche maniera ha pagato lo scotto di numerosi scandali e degrado della politica che hanno segnato in qualche maniera l'ascesa imponente da parte del Movimento 5 Stelle. Il dato ovviamente non è più preoccupante, è quello della oramai ingovernabilità a livello nazionale, salvo eventuali apparentamenti fra il PD e il Movimento 5 Stelle. A livello locale invece i segnali di un'avanzata, di un segno di protesta da parte dei cittadini manfredoniani, devo dire ahimè, erano incominciati già da qualche tempo. Il primo, volevo ricordare ai lettori, agli ascoltatori più attenti, che il primo segnale è stato dato proprio con le primarie qui a Manfredonia, poiché il sottoscritto e altri consiglieri comunali, altri ragazzi, persone si sono impegnate per fondare il comitato di Matteo Renzi a Manfredonia, con un risultato che ha raggiunto oltre il 40% delle preferenze a livello delle primarie. Questo era un dato che doveva essere analizzato in maniera più pregnante da parte dei dirigenti del Partito Democratico di Manfredonia, che non hanno saputo, secondo me, cogliere quell'istanza di rinnovamento, forse di rinnovamento di, poi ricordiamo è stato sostenuto Bersani pure nel ballottaggio da Sinistra Ecologia e Libertà, esatto. E forse ha rappresentato la base anche queste politiche, ha portato 1.500 voti se non sbaglio al Senato, 1.300 alla Camera, cioè senza il SEL forse sarebbe stato una Caporetto, come ha detto qualcuno. Io non so, perché non ho la sfera di cristallo per sapere se effettivamente Bersani poteva o non poteva vincere le primarie a Manfredonia. Sta di fatto che il discorso era, anche parlando con la gente, molti degli, di coloro i quali hanno votato Grillo la settimana, qualche giorno fa, devo dire la verità, mi avevano contattato perché in maniera spontanea e senza nessuna costrizione avevano già votato per Matteo Renzi, proprio per questa necessità che oramai la politica italiana aveva di un rinnovamento all'interno della classe dirigente. Oggi quel segnale dalla dirigenza nazionale, dalla dirigenza locale, dalla dirigenza regionale non è stato in qualche maniera acquisito. Certo. Questo ha permesso che molti dei votanti
del Movimento 5 Stelle a livello nazionale e a livello locale, la realtà dei fatti è che ha eroso voti al Partito Democratico. È un dato di fatto. Il dato oggettivo è che il Movimento 5 Stelle non ha eroso voti al PDL, ha eroso voti, tolto i punti necessari dei delusi del centro-sinistra. Dei delusi del centro-sinistra. E i delusi del centro-sinistra, è un dato oggettivo, erano coloro i quali alle primarie hanno votato per Matteo Renzi. E forse proprio per questo oggi il sindaco, noi abbiamo contattato, però non riusciamo a contattare, ad avere una risposta diretta dal sindaco da più tempo, attraverso il suo profilo Facebook dice: Bersani si deve dimettere, con lui tutti gli uomini di apparato e di gomma del PD. L'unica responsabilità che sento non aver colto fino in fondo, non aver colto fino in fondo il messaggio di rinnovamento di Matteo Renzi. Sono delle dichiarazioni che forse discordanti, ricordando come lo stesso sindaco era il coordinatore di Bersani, però sembra quasi dire la responsabilità di questa vittoria risicata sta proprio nell'atteggiamento di Bersani. Lì come lo interpreta questo messaggio? Beh, io questa esternazione del sindaco da militante, da dirigente del Partito Democratico, mi coglie un attimino di sorpresa, in quanto, come ricordava lei, il sindaco Riccardi è stato il coordinatore cittadino del comitato per Bersani. Sì, sì. E ricordo che in quell'occasione c'è stata una frizione forte all'interno del nostro partito, proprio perché la nostra volontà era quello di un rinnovamento all'interno della dirigenza locale, affinché il Partito Democratico rispondesse, ripeto ancora una volta, a quelle che erano le esigenze che oramai la cittadinanza di Manfredonia, ma l'Italia intera, stava avanzando e che non ha saputo cogliere. Ora, dopo le primarie, si è fatta una verifica nel comune di Manfredonia, proprio per rispondere a quelle che sono state delle esigenze, diciamo, di coalizione. Ora, questi termini, coalizione, non si è capito, ma sono oramai superati. Cioè, partiti come l'UDC, l'Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, lo stesso SEL, sono spariti o hanno una risicata rappresentanza nazionale e non si è ancora capito che non è più possibile stare ad escludere quelle che i cittadini di Manfredonia, i cittadini italiani stanno richiedendo. Noi stiamo ancora dietro a pensare a in qualche maniera fare come si faceva la politica 20 anni fa e pensare di poter andare avanti in questa maniera. Noi ci siamo permessi di dire da un prima a una seconda repubblica, forse da un prima a un post Grillo, che comunque è un dato di fatto, cioè la politica è cambiata, fini usciti fuori dal Parlamento, di Pietro e fuori dal Parlamento, sono cambiate certe logiche, i risultati sono cambiati, cioè è un dato di fatto. Beh, io credo che la politica sia cambiata per le esigenze dei cittadini. Grillo è solamente un veicolo di queste preghiere, di questa volontà di cambiare, perché effettivamente le cose in Italia non è che vadano bene. Forse in Italia anche a Manfredonia, perché comunque la gente contesta, indirettamente ricordiamo il PD è anche il partito di maggioranza dell'amministrazione comunale, quindi comunque indirettamente forse c'è anche una contestazione verso l'amministrazione in questo dato a Manfredonia? Beh, il voto è un voto politico che ha espresso un voto a livello nazionale. Però, ripeto, non bisogna sottovalutare il segnale che i cittadini di Manfredonia hanno voluto dare con un voto di protesta anche a livello locale. Forti, dure, dell'avvocato Lorenzo Proiano, consigliere comunale del PD. Concludiamo invece, il Movimento 5 Stelle dice: lavoreremo duro per creare una lista manfredoniana fatta di persone pulite, incensurate e preparate a dare una Manfredonia, a Manfredonia una nuova vita. E se non ci riusciremo, comunque siamo pronti a fare un passo indietro, continuare a fare cittadinanza attiva. Come la vede in chiave futura? Adesso superiamo questa ondata di antipolitica di Grillo, però nei fatti concreti questa possibile creazione di una lista del Movimento 5 Stelle a Manfredonia? Poi vi danno comunque, loro dicono che manca dunque un po' di pulizia, un po' di moralità a Manfredonia nell'attuale giunta. Beh, insomma, io credo di avere tutti gli elementi che il Movimento 5 Stelle richiede
parliamone, sediamoci, vediamo quali sono le reali istanze fatte dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, però dire che c'è bisogno di pulizia, insomma, non mi sembra che in Consiglio Comunale o i cittadini di Manfredonia abbiano eletto dei delinquenti. Questo, insomma, mi sembra... Siete pronti a collaborare? Siete pronti a collaborare con loro? Ma certo. Immaginandoci nel Consiglio Comunale in futuro. Allora, noi siamo disposti a collaborare con tutti affinché però con un'unica pregiudiziale si deve collaborare per portare avanti Manfredonia. Se questo è lo spirito che muove i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ben venga, anzi, se c'è bisogno, lo ripeto, di fare un passo indietro del PD, del sottoscritto, della giunta comunale, lo si fa ed è necessario che si faccia, però parliamone, discutiamone, perché ad oggi credo che l'unico grosso handicap, tolto la tornata elettorale, tolto il voto di protesta che si è appalesato in maniera così evidente, il discorso è un altro. Cosa propone il Movimento 5 Stelle a livello nazionale? Cosa propongono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle a livello locale? Che non esiste ancora una lista civica, ricordiamo. Allora, se non parliamo di contenuti, tutto il resto posso essere d'accordo in maniera astratta, però io voglio parlare di contenuti. Sediamoci a tavolino, vediamo che cosa propone il riuscirebbe l'avvocato come ultima in maniera secca a dare un voto all'attuale giunta a metà mandato del 2015, se la sente? Un 6, onestamente più del 6 non saprei dare. D'accordo, allora ringraziando l'avvocato Lorenzo Troiano, consigliere comunale del PD, qui per questa analisi sulle politiche del 24 e 25 febbraio, buonasera, Razione di Stato, grazie.